Ecco, quindi da una famiglia abbastanza frastagliata di impegni, diciamo, che ci portavano altrove, ci siamo ritrovati per diverse giornate, mesi, 24 ore su 24 insieme, dalla mattina alla sera. Quindi questa è stata la nostra grande novità ed è stato sicuramente per il piccolino un grande, diciamo, dono della vita in qualche modo, perché è qualcosa che non avrebbe mai avuto. Per vedere il positivo, diciamo, di una situazione. Quindi ci siamo tutti fermati in qualche modo e lui, per l'età che ha, quindi aveva appunto 3 anni, ha beneficiato della presenza di entrambi i genitori 24 ore su 24. Questo per il primo lockdown. Ovviamente ora iniziamo piano piano a, diciamo, a muoverci, però in un'età in cui aveva proprio bisogno della compresenza dei genitori, ecco, questa cosa è stata, come dire, molto apprezzata, immagino, da parte di mio figlio, anche se poi ovviamente verbalmente non poteva comunicare in questi termini. Nel primo lockdown, quello più rigido, ovviamente dopo un'iniziale comprensione della situazione, abbiamo deciso di limitare le visite, soprattutto alla nonna perché era il soggetto più debole. E mia sorella, e quindi ovviamente mio figlio, è mancato moltissimo il rapporto, diciamo, costante con la nonna, cioè chiedeva sempre appunto di lei e noi cercavamo attraverso delle favole di raccontare un pochino quello che stava succedendo, pur esonerandolo da tutta la situazione. E mia sorella, e quindi invece la zia, è riuscita invece, almeno una volta a settimana, a venire e a prenderlo. E diciamo, il loro momento era quello di fare una passeggiata, perché era consentito, fino al giornalaio. Quindi era l'uscita con la zia per andare al giornalaio a comprare un giornalino, un giochino. E quindi era il loro momento e devo dire per noi anche, insomma, è stato anche per noi genitori un grande aiuto, perché erano quelle 2 o 3 ore alla giornata, che alla settimana, che riuscivamo ad avere un po' di respiro. Di certo, ovviamente non potevo lavorare 8 ore di fronte a un computer, no? Ignorando mio figlio, quindi certamente dovevo passare, cioè, a trovare delle soluzioni creative per non lasciarlo poi ore e ore davanti a un computer, davanti ai cartoni, e cercare quindi di appunto trovare delle soluzioni. Cercavamo di alternarci un pochino, per me e il mio compagno, per cercare magari di fare delle passeggiate, magari chi lavorava la mattina, l'altro, insomma, poteva poi il pomeriggio stare col figlio e via dicendo, e viceversa. Quindi è stato difficile, forse, dal mio punto di vista, cercare di non farlo stare davanti a, insomma, uno schermo, perché era, diciamo, la soluzione più naturale, più comoda e da lui più ambita, perché ovviamente i cartoni sono sempre, diciamo, almeno mio figlio, qualcosa di no, molto allettante. Però era appunto molto piccolo e abbiamo cercato di limitare le tecnologie, però ecco, nel primo lockdown devo dire che poi c'è stato molto di aiuto invece, insomma, anche un supporto tecnologico. Però viceversa ci inventavamo, non so, appunto, pitture, giochi, ritagli con i cartoni, cioè cercavamo, ecco, di riportare tutte delle attività, insomma, un po' più creative per cercare anche di passare del tempo insieme in maniera costruttiva, leggere le storie. E poi ovviamente spesso stava anche con me, quindi molte, molte riunioni io le ho fatte proprio in compagnia di mio figlio, quindi cercavo di metterlo proprio accanto al tavolo con magari dei pennarelli o delle cose, e lui comunque veniva in braccio, salutava le persone, quindi diciamo abbiamo cercato di essere morbidi tutti quanti, di certo non era un ambiente formale, ecco. Ovviamente il fatto di non potersi muovere liberamente è sempre una grande, diciamo,
limitazione enorme, più che altro mentale, più che proprio fisica, quindi no? Non poter andare in giro oppure poter andare solamente in certi orari o solamente in alcune zone. È vero che in questo momento di distanza sociale, no? Anche di paura, no? Le persone si sono anche molto chiuse, però al contempo il fatto di aiutarsi, noi abbiamo trovato anche grande aiuto da una vicina di casa che comunque, appunto, nonostante le restrizioni, abbiamo deciso di, diciamo, adottare la cosiddetta bolla sociale, quindi erano quelle proprio pochissime persone con le quali però abbiamo deciso di rimanere, diciamo, più in tranquillità, per cui mio figlio veniva ospitato 1 o 2 volte a settimana anche da una vicina di casa e questa cosa ci ha aiutato enormemente. Penso abbia fatto bene anche a lei avere un bambino piccolo a casa e quindi è stato veramente, cioè, il fatto di supportarsi a vicenda, di creare una comunità e di non avere paura sostanzialmente insomma, operare delle piccole scelte, no? Di vicinanza è stato fondamentale. E quindi il potere della cooperazione e della solidarietà è qualcosa che sicuramente, insomma, mi porto dentro, no? Come valore. E anche la possibilità quindi di cioè, affidarsi a una reale e concreta comunità che ci circonda. E non dare per scontato, non dare per scontato, diciamo, i sistemi sociali, educativi, formativi che ci circondano. La scuola è importante, la scuola in presenza è importantissima, sia per i bambini che possono appunto avere socialità, che per i genitori, i lavoratori. Ho avuto modo di assistere e aiutare un amico di mio figlio, che è un po' più grandicello, ma appunto vive in una famiglia in cui i genitori non parlano italiano e vedere anche la difficoltà enorme di questo bambino di prima elementare a seguire la didattica a distanza, che è stata fondamentale per carità, ma è stato molto difficile, soprattutto in contesti di marginalità, perché appunto ovviamente uno non sa in quale famiglia, in che contesto tutto questo può accadere. Quindi sicuramente la formazione a distanza è importante, ma per i piccoli questa cosa non, insomma, spero che non si ripeta e quindi in un caso di crisi, diciamo, futura, spero che venga messa come priorità proprio l'importanza di comunque assicurare la presenza ai bambini piccoli. E anche vedere sistemi virtuosi come ad esempio la Regione Lazio si sta operando anche in questi giorni, sicuramente è, insomma, molto lodevole vedere un sistema sanitario molto efficiente della Regione. Io ho scritto una lettera, sì, ho scritto una lettera proprio perché volevo avere un po' un ricordo di questo periodo, perché poi so che magari, e quindi ho scritto questa lettera un po' di getto, di impulso, una lettera che poi chissà magari appunto se leggerà mai, quando è più grande, però spero di sì, in cui appunto gli racconto quello che avevamo vissuto e come l'abbiamo vissuto, in cui appunto spiegavo anche il fatto che avevamo vissuto, che eravamo comunque in una situazione anche piuttosto fortunata rispetto, diciamo, a tante altre molto più difficili, quindi insomma, volevo proprio descrivere la nostra situazione, proprio come appunto, come memoria di questo periodo.